Un saluto a tutti i telespettatori e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo oggi con la cronaca. I militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Francavilla Fontana hanno sgominato un'organizzazione criminale dedita al racket e all'usura ai danni di imprenditori del territorio. L'operazione, denominata Less Cash, ha portato al fermo di due pregiudicati che imponevano alle vittime tassi usurari che superavano il 400% su base annua. Vediamo. Usura ed estorsione continuata in concorso e aggravate. Di questi reati devono rispondere il 45enne Gianfranco Mezzolla di San Pancrazio Salentino e il 32enne mesagnese Angelo Librato, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sottoposti alle prime luci dell'alba di stamane dai militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Francavilla Fontana, a fermo su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Brindisi, il dottor Marco D'Agostino. L'operazione di polizia, denominata Last Cash, è il frutto di un'articolata attività di indagine svolta sotto la direzione della Procura della Repubblica di Brindisi. È originata dalla denuncia di un imprenditore di Erchie. L'uomo, a seguito di alcune difficoltà economiche, aveva infatti subito nel tempo da entrambi i soggetti numerosi episodi estorsivi causati dall'aver ricevuto denaro a interessi usurari. In particolare, i due fermati, in concorso fra loro, avanzando richieste dirette alle vittime, si erano fatti consegnare a fronte di un iniziale prestito di 10.000 euro, corrisposto nel novembre del 2010, interessi usurari pari alla somma complessiva di 65.000 euro, con un tasso di interesse pari dunque al 462% su base annua. Altro episodio ricostruito nel corso delle indagini è stata la consegna, ovviamente non spontanea, di un'autovettura Audi A3 di proprietà della vittima. Addirittura, negli ultimi tempi, si erano fatti promettere le ulteriori somme di 24.000 euro complessivi, nello specifico 15.000 per Librato e 9.000 per Mezzolla, arrecando alla vittima un danno patrimoniale complessivo di rilevante gravità, tanto da averlo ridotto in uno stato di profonda prostrazione. Prima dell'avvio delle indagini dei carabinieri sono stati ricostruiti numerosi episodi di violenza e minaccia. Dal maggio 2012 la vittima era stata infatti picchiata selvaggiamente, in un'occasione anche con un bastone in legno e con un tirapugni, subendo la rottura di due costole. In un episodio specifico dell'agosto di quest'anno, il Librato aveva anche mostrato alla sua vittima una pistola occultata nei pantaloni. In una successiva occasione, la vittima del giro di usura era stata costretta a sottostare alla richiesta di pagamento dietro la minaccia di una incursione in casa con una pala meccanica. Le attività investigative, supportate da attività tecniche, hanno permesso di ricostruire gli episodi estorsivi e gli episodi di usura grazie ad un'indagine rapida ed efficacemente svolta. La denuncia risale al 28 agosto scorso, infatti, e nel giro di non più di un mese è stato possibile mettere la misura restrittiva grazie a serrate indagini condotte anche mediante l'ausilio di pedinamenti effettuati nel corso degli incontri, captazioni, riprese audio-video e riscontri documentali sugli interessi versati dalla vittima. Episodio allarmante emerso nel corso delle indagini, inoltre, che allo scopo di recuperare il credito, che ormai aveva raggiunto cifre astronomiche che difficilmente la vittima avrebbe potuto coprire, Librato, dopo aver coinvolto una conoscente della vittima al fine di farle aprire prestiti a copertura delle sue esose richieste economiche, sfruttando il fatto che la stessa era impiegata dell'ufficio postale di San Pancrazio Salentino, stava pianificando una rapina che si sarebbe dovuta effettuare proprio oggi, quando vi sarebbe stata alta liquidità in previsione del pagamento delle pensioni. I due fermati, raggiunti nelle rispettive abitazioni, sono stati tradotti nella casa circondariale di Brindisi e a disposizione dell'autorità giudiziaria e in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Per le vittime sono già state avviate le pratiche relative all'accesso al fondo vittima di usura con la preziosa collaborazione dell'Associazione Antiracket di Francavilla Fontana. Non si esclude però la possibilità che vi siano altre vittime degli stessi usurai, tutti imprenditori e commercianti della provincia di Brindisi. Paura questa mattina a Mesagne per un incendio divampato in pieno centro cittadino durante dei lavori di isolamento del tetto di un'abitazione, ce ne parla Agnese Poci. Si è respirato fumo e paura stamattina a Mesagne. Un incendio è divampato in pieno centro abitato, fortunatamente senza provocare feriti. In via Giulio Cesare, intorno alle 11.50, due operai erano impegnati nel sistemare una guaina di protezione impermeabilizzante sul tetto di un'abitazione in costruzione, al primo piano del civico 18. Un'operazione che si esegue a caldo mediante l'uso di una bombola gas. All'improvviso una scintilla e la struttura in legno su cui era stata posata la guaina ha preso fuoco. Subito gli operai sono scesi dal tetto e sono stati allertati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, che sono giunti sul posto con tre automezzi, due autobotti e una gru. Fortunatamente si sono riscontrati solo danni alla struttura in legno, anche grazie alla celerità delle operazioni. La bombola utilizzata dagli operai nell'isolamento del tetto è stata subito portata in strada, evitando così danni peggiori.
In strada subito si è riversata la gente del vicinato, accorsa per l'odore acre del fumo scaturito dalle fiamme. Sul posto sono sopraggiunti anche l'ingegnere Claudio Perrucci e l'architetto Marta Cagliolo del comune di Mesagne per sgomberare l'edificio sottostante qualora vi fossero state le condizioni, che comunque non sono state riscontrate. Lasciamo la cronaca, passaggio di consegne questa mattina ai vertici del Comar Mari Base di Brindisi tra i capitani di vascello Carmelo Antonio Bruno e Diego Martini. Vediamo. Una cerimonia di avvicendamento in grande stile si è svolta stamane presso il Castello Svevo di Brindisi. Molte le istituzioni civili, militari e religiose presenti in Piazza d'Armi per salutare il capitano di vascello Carmelo Antonio Bruno, che per 2 anni è stato il vertice del Comar, comando della Marina e del Maribase, comando servizi base e del presidio militare di Brindisi. Si lascia questo incarico per ricoprirne un altro, anche più prestigioso, essere presidente del circolo degli ufficiali della Marina Militare. Sì, il mio prossimo incarico, ancora di preciso non so quando ricoprò proprio ufficialmente la carica, sarà quello di presidente del circolo ufficiale di Brindisi. Incarico prestigioso, ritengo almeno quanto quello che ho ricoperto fino adesso di comandante del comando marina di Brindisi, un incarico che ho avuto il prestigio, soprattutto l'onore di ricoprire in un periodo soprattutto di forti riorganizzazioni della Marina Militare. Un bilancio quindi positivo o negativo? Assolutamente un bilancio positivo. Il comando Marina di Brindisi in questi 2 anni sotto il mio comando, ma lo continuerà a farlo anche successivamente, è l'elemento di organizzazione della Marina Militare che a Brindisi dà supporto soprattutto alle unità navali che operano in teatri operativi lontani. Mi viene in mente quello che è successo in questi 2 anni, cioè le operazioni che sono state svolte in Libia, le operazioni che attualmente si stanno svolgendo nel Corno d'Africa, nell'Oceano Indiano contro la pirateria. Proprio oggi pomeriggio partirà una nave qui da Brindisi a ricominciare a portare avanti queste operazioni molto, molto importanti. Il Comando Marina di Brindisi è un elemento di organizzazione che fa sì che queste unità navali che partono dal porto di Brindisi e che sono equipaggiate con personale soprattutto di Brindisi possa portare avanti nel migliore dei modi le operazioni che la nazione chiede. Al suo posto arriva il capitano di vascello Diego Martini, che arriva dal 4° reparto infrastrutture dello Stato Maggiore Militare. Sono nuovo della città, nel senso che l'unica volta che sono stato a Brindisi nel 98 a Punta Riso, un rifornimento rapido con nave Euro, e questa è tutta la mia conoscenza della città e della provincia, diciamo. Questo però non deve scoraggiare nessuno. Io sto studiando con la collaborazione di tutto il comando, sicuramente mi impadronerò quanto più rapidamente possibile del territorio. Quali possono essere le priorità per un territorio come quello di Brindisi? Sicuramente la Marina per Brindisi è in controtendenza, nel senso che sta facendo un grande investimento, cioè un potenziamento della forza da sbarco nell'area di San Vito, quindi diciamo che quelle poche risorse che la Marina investe per il rinnovamento dei suoi assetti, una buona parte sono per questa zona, per quest'area, e questo secondo me è un segnale molto forte che deve essere rassicurante per la provincia. Anche il PD brindisino pronto a scendere in campo contro le ricerche petrolifere in Adriatico. Questa mattina presso la sede provinciale del partito si è tenuta una conferenza stampa alla presenza del senatore Salvatore Tomaselli per illustrare le iniziative politiche e parlamentari in programma anche in vista della manifestazione nazionale di sabato prossimo 6 ottobre a Manfredonia. Nella conferenza stampa tenuta stamane, il senatore Salvatore Tomaselli del PD ha riacceso i riflettori sulla questione delle trivellazioni nell'Adriatico, nella fattispecie in prossimità delle coste pugliesi. Nell'occasione ha rivolto un invito a partecipare alla manifestazione di protesta che si terrà sabato 6 ottobre a Manfredonia per ribadire il no alle trivellazioni. È compito nostro, come dire, guardare l'Italia e nel caso nostro la Puglia, nel nostro territorio, nel suo complesso, e non focalizzare il nostro lavoro semplicemente su una priorità anziché l'altra. Oggi siamo di fronte ad un tema che è quella
che è l'invasione di vere e proprie autorizzazioni che si vanno concedendo lungo l'Adriatico, in particolare lungo le coste della Puglia, per effettuare ricerche ed eventualmente, vi fosse esito positivo, effettuare vere e proprie estrazioni di idrocarburi, in particolare di petrolio e gas. Per noi questo è una scelta inaccettabile, quindi oggi presentiamo il lavoro che abbiamo fatto in Parlamento, ma che stiamo facendo in Regione Puglia, negli enti locali, anche in vista di un grande appuntamento popolare che si terrà a Manfredonia sabato prossimo, dove è convocata una manifestazione nazionale contro le trivellazioni nel mare Adriatico, che fa seguito anche ad altre grandi manifestazioni che si sono svolte a Monopoli nei mesi passati. Il Partito Democratico continua ad essere assolutamente contrario all'idea che si possa trasformare il mare Adriatico in una sorta di gruviera in cui avviare queste prospezioni petrolifere senza limite. Da questo punto di vista c'è anche una forma di dissenso nei confronti del governo Monti, del ministro Passera. Noi abbiamo presentato, io sono il primo firmatario, due disegni di legge che vanno nella direzione, uno di salvaguardare il mare Adriatico e quindi impedire, effettuare una sorta di moratoria rispetto a nuove autorizzazioni, e l'altro che modifica una norma presente nel decreto legge sviluppo approvato in agosto, purtroppo con l'ennesimo voto di fiducia in cui, come suol dire, prendi il pacco tutto intero, non hai la possibilità in Parlamento di modificare singole norme, con cui si prorogano una serie di vecchie autorizzazioni che riguardano proprio il mare Adriatico di fronte alla Puglia. Noi dissentiamo dal governo rispetto a queste scelte. Con i due disegni di legge e la mozione presentati dal gruppo PD del Senato si è cercato così di avviare una lotta contro una decisione che rischia di danneggiare un patrimonio naturale di immenso valore. Sulla stessa lunghezza d'onda viaggiano i gruppi del PD in provincia e in comune Brindisi, che danno vita ad iniziative simili. In continuità con quello che sta facendo il gruppo al Senato e quindi il primo firmatario, il senatore Tomaselli, per questo disegno di legge, noi faremo lo stesso per quanto riguarda amministrazione provinciale, quindi domani si depositerà in consiglio quest'ordine del giorno da discutere nella prima seduta utile, e come partito daremo mandato a tutti i nostri gruppi consigliari dei comuni di Fasano, Ostuni, Carovigno, Brindisi, San Pietro e Torchiarolo di fare altrettanto. Noi ci dobbiamo preparare in questa maniera alla manifestazione che si terrà Manfredonia sabato prossimo, e quindi il Partito Democratico è investito in maniera importante sia dal punto di vista istituzionale con il senatore, i consigli regionali, ma anche dal punto di vista delle amministrazioni locali per quanto riguarda la provincia e i consigli comunali. Da questo punto di vista possiamo dire che è stata tracciata una linea, indietro non si torna, possiamo solo andare avanti a ostacolare con tutte le nostre forze quelle che sono le prospettive per quanto riguarda le trivellazioni. L'attività della provincia questa mattina nella cornice dell'auditorium del Museo Provinciale Ribezzo è stato presentato il nuovo corso per operatore tecnico di beni culturali, storia del territorio, dei saperi e dei talenti della provincia di Brindisi. Vediamo. Il MAPRI, il Museo Archeologico Provinciale Ribezzo di Brindisi, dal 1 al 30 ottobre sarà la location del corso per operatore tecnico di beni culturali, storia del territorio, dei saperi e dei talenti della provincia di Brindisi. Qui verranno formati 54 allievi che hanno partecipato e superato una selezione. Da questa esperienza gli allievi riceveranno un attestato di frequenza da poter spendere nel mercato del lavoro del settore. È un corso che rientra nell'area di formazione della provincia di Brindisi, che si interfaccia con la realtà circostante e che cerca di offrire nuove opportunità di lavoro a dei giovani laureati, ma del gruppo fanno parte anche dei docenti, in quanto è necessario in ogni caso che ci sia un aggiornamento sulle tematiche artistico-culturali. E infatti l'argomento appunto è storia del territorio, dei saperi e dei talenti della provincia di Brindisi, e nasce proprio dalla consapevolezza che è necessario che il team dei docenti sia aggiornato per poter diffondere e valorizzare il patrimonio. I requisiti per accedere a questa selezione quali sono stati?
I requisiti di ammissione sono la laurea in lettere, conservazione dei beni culturali e lauree affini, nonché quindi a docenti in possesso di questi titoli di studio. Il corso era indirizzato prima a 40 utenti, ora gli utenti quindi sono 54 le modalità di realizzazione del corso quindi sono articolate in lezioni frontali che verranno effettuate da docenti dell'Università del Salento, da architetti della provincia di Brindisi e verranno effettuate qui all'interno dell'auditorium del museo. Quindi dicevo 40 ore di lezioni frontali più 10 ore invece di lezioni che verranno effettuate direttamente su aree archeologiche e pinacoteche della provincia di Brindisi. Le materie di insegnamento sono varie. Si inizia oggi il corso, il 1 ottobre, con lezioni dalla preistoria alla dominazione romana. Seguiranno delle lezioni quindi dai bizantini agli aragonesi, l'architettura civile, l'architettura ecclesiastica dal 400 al 700, poi ci saranno delle lezioni, dei seminari sui castelli, le torri e opere fortificate, l'architettura rurale e l'insediamento rupestri della provincia di Brindisi. A queste seguiranno delle lezioni più particolareggiate che sono quindi quelle sull'architettura ed espansione urbana di Brindisi provincia dall'Ottocento al Novecento. Quindi il corso abbraccia tutta l'area dalla preistoria al Novecento brindisino. Ci saranno poi delle lezioni sulla storia di uomini della provincia di Brindisi, quindi delle personalità che si sono distinte nella provincia e cenni anche sugli itinerari letterari, quindi in provincia di Brindisi. Si è conclusa intanto a Brindisi l'edizione 2012 della festa dell'Associazione Culturale, Sportiva e Ricreativa Sviluppo e Lavoro. Tanti i temi proposti come argomenti di confronto anche quest'anno, dalle emergenze ambientali alla crescita economica, dallo sviluppo dell'area portuale al piano di riordino ospedaliero. Non ultimo in ordine di importanza, quello di strettissima attualità relativo al riordino delle province. Durante gli incontri svoltisi nel corso dei 7 giorni della manifestazione organizzata dall'Associazione Sviluppo e Lavoro, si è parlato anche di riordino, non delle province questa volta, ma della sanità. Una serie di tagli che si sono abbattuti sulla Puglia e sull'ospedale Perrino di Brindisi ben prima della spending review che rivoluzionerà l'assetto territoriale del brindisino. E non sono mancate proposte di soluzione ai problemi che sorgeranno inevitabilmente con l'introduzione effettiva dei tagli. Quella che era la sanità garantita a tutti e in maniera uguale per tutti, oramai si sta svanendo per vari motivi, un po' per motivi economici, perché non è più possibile, ce ne rendiamo conto sempre di anno in anno, garantire tutto a tutti nella stessa maniera, un poco perché è la domanda stessa di salute da parte della popolazione. Che sta cambiando. Allora, in questi ultimi tempi, in questo ambito, sono intervenuti due decreti molto importanti. Uno della Regione Puglia, che è il decreto di riordino ospedaliero, e l'altro il decreto Balduzzi, che è delle ultime settimane, che riguarda vari capitoli, ma in particolare quello più noto, perché se ne è parlato sui media, è la riorganizzazione delle cure primarie, cioè della sanità territoriale. In questo modo noi abbiamo da un lato una riorganizzazione, un riordino della rete ospedaliera della Puglia, dall'altro una riorganizzazione della rete territoriale, e questo è stato anche opportuno che ci sia stata questa consecutività degli eventi, perché il riordino ospedaliero prevede in sostanza una deospedalizzazione. Ed è opportuno che poi il paziente che viene deospedalizzato trovi però una rete di strutture territoriali che sono pronte, alternative all'ospedale, che sono pronte ad accoglierlo e a curarlo, altrimenti rimane senza cura. Il riordino della rete ospedaliera della Puglia, che ha visto
ha visto la nostra città particolarmente penalizzata. Infatti la nostra ASL è stata l'unica a perdere dei posti letto in sostanza in tutta la regione. Sapete che il piano di riordino prevede la chiusura dei reparti di endocrinologia e dermatologia all'ospedale Perrino, e in più ci si aspettava un'attivazione di un reparto di pneumologia importante in un ospedale d'eccellenza come il nostro, reparto che non è stato attivato. Allora, prendendo anche lo spunto da una proposta di emendamento al piano di riordino che aveva presentato il consigliere Giovanni Brigante, abbiamo appoggiato questa proposta allora di mantenere i posti di dermatologia, endocrinologia al Perrino ed eventualmente di spostare la pneumologia dall'ospedale di San Pietro Vernotico, dove ci sembra mal collocata per l'assenza di un reparto di rianimazione, all'ospedale Perrino di Brindisi. Ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, tra poco per la seconda parte della TG.